Dai che ci siamo, signore e signori, buongiorno, inizia Viva l'Italia. E allora, in diretta da Roma, Daniela Collu, Federica Gentile e Luca Bernabei. Oh, con buongiorno. Un intero campo di fiori, guardate, sì. È arrivato Luca Bernabei nascosto dietro due bouquet giganti di fiori. Ci ha portato una foresta di rose, buongiorno. Buongiorno, avevo chiesto alla mia fioraia, mi fai un mazzino di fiori, un bouquet? E poi è arrivata la foresta. Allora, perché gli hai detto che era per noi, cioè esatto. È andata in proporzione, esatto. Giustamente. Quindi io comincerei questa puntata. Che era per RTL, sì, lei è andata in grande, grazie. Io quindi vorrei dedicare questa puntata alla gentilezza. Oh, perché veramente si è persa nella gentilezza in questo mondo, e quando si vedono gesti di questo tipo, veramente ti si accende una speranza. Ti mandiamo un mazzolino anche a te a Milano. Grazie, adesso, molto dai. Gentili. Sapete che io preferisco le sfogliatelle, ma va bene lo stesso. E vogliamo spiegare il più grande produttore televisivo cinematografico del pianeta, il patron della Lux Vide, realtà internazionale perché vende veramente in tutto il mondo, che ieri è passato e ci ha raccontato questa cosa, sì. Che sabato Terence Hill, dopo 22 anni esattamente, ha girato l'ultima scena di Don Matteo, e siccome lui girava la scena aveva tutti i proiettori in faccia, sì. E noi avevamo una porticina laterale, siamo entrati tutti quelli della troupe, ci siamo messi dietro la macchina presa, lui non ci vedeva perché c'aveva i fari, certo. Addosso, tutte le luci tipo festa sorpresa, esatto. Dai, poi, oddio, che lacrime, aveva il ciak, e poi siamo entrati tutti dentro e abbiamo fatto, ma si è commosso, amici all'ascolto, noi abbiamo la testimonianza, eccola, ascoltiamola, avete in esclusiva, grazie, prima. Dai, la vediamo. Prova provata, sentiamo, vediamo cosa è accaduto subito, vediamo. Signori, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo. E anche noi associamo all'applauso e alla commozione di queste immagini. Quante lacrime sono scese. Ma soprattutto è anche così strano pensare che si chiude un capitolo, ma non si chiude, perché Don Matteo va avanti, quindi è un passaggio di testimone importantissimo. Allora, Don Matteo è immortale, sicuramente. Sì, ovvio. Sì. Però noi con Terence continueremo a lavorare. Cioè, il prossimo anno faremo due film insieme, perché il problema era che chiaramente Don Matteo sono tantissime puntate, certo. Sono molto faticose. 250 puntate, 22 anni come abbiamo detto, e le lacrimucce sono state spese, ovviamente ha lasciato un segno importante anche nel cuore dei colleghi. Tra poco sentiremo una serie di testimonianze. Dai, di vi saluti. Facciamo una bella sorpresa. Abbiamo detto, sabato scorso sono terminate le riprese di Don Matteo con Terence Hill, però esatto. Don Matteo va avanti. Va avanti e, certo. E soprattutto, allora, Terence Hill ha girato l'ultima scena di Don Matteo. Perché? Dov'è? Che cosa fine fa? Cosa succede? Matteo, dove va Terence Hill? Dove va Don Matteo? Non te lo posso dire perché questo è un mistero. Infatti Raul Bova, alias Don Massimo, arriva a Spoleto. Quindi aspetta, perché questa è una notizia. Ah, quindi Raul Bova si chiama Don Massimo. Ecco, io non vi posso dire niente. Però ho capito, perché è un terreno minatissimo. Adesso si arrabbieranno, allora, con ma me. Ma ragazze, sono uscite, aspetta Angelo, perché sono uscite. C'è Don Massimo al telefono. Ma sono uscite sui social queste. Sono in discrezione. Ciao Raul. Buongiorno. Ciao Raul, buongiorno. Ti chiamiamo Don Massimo, quindi. Confermi? Così dicono. Secondo me. Ci adeguiamo e daremo Don Massimo. Posso andremo dire che secondo me gatta ci cova. Così secondo dicono. Me gatta ci cova, sul così dicono. Va bene. Diciamo come... che Don Massimo è stato scelto da Raul, questo lo possiamo dire. Ah, come nome. È scelto da me e tutto anche il team editoriale. Ha scelto Raul, ma soprattutto poi è venuto fuori da anche una bella benedizione che ci ha dato Terence e Don Matteo. È vero. Perché prendiamo spunto da Don Matteo. Certo. Ovviamente certo. Questo sempre nei nostri cuori. È una cosa bella che dobbiamo dire. Raul non voleva andare avanti se non avesse avuto la benedizione di Terence. Beh, immagino. A proposito di benedizione, di gente che parla bene, solo bene di Terence, sentite questi due saluti che abbiamo raccolto. Ciao Terence, sei sempre con noi. You are sempre to me. Nino Frassica. No, io. Hai capito. Caro Terence, da Doc a Don, un grandissimo abbraccio e grazie per tutti questi anni di sorrisi e di divertimento. Luca Argentero. E questo era Luca Argentero. Ma adesso che Don Matteo, Terence Hill, va
Non si sa dove. E subentra Don Massimo. Cioè la serie si chiamerà sempre Don Matteo o si chiamerà Don Massimo? Al limite la chiamiamo, continuavano a chiamarlo Don Matteo. È perfetto, comunque in target. Bellissimo, comunque Terence. Siamo in linea. Don M possiamo fare, solo Don nomi M. con la M. Don M. Esatto. Raul. Sempre DM, no? Don Massimo, esatto. Don Matteo è sempre un DM, le iniziali sono sempre quelle. Facciamo gli acronimi come fanno negli Stati Uniti e quindi IR, questo diventa DM. DM. Ti sei fatto fare le cifre sulla tonaca, Raul. DM. Esatto, sul colletto. Senti, ma tu non hai... dire che... Dimmi. Prego. No, ti volevo dire, tu non hai ancora cominciato a girare, giusto? Io sono sul set già da diversi giorni perché volevo respirare un po' l'aria che è il set. Abbiamo fatto delle prove costume, delle prove trucco e tante letture. E il primo ciak sarà domani, quindi siamo tutti quanti molto in attesa, è come se fosse la prima volta. È un po' l'attesa che, se posso fare un paragone sportivo, che tanto mi è congeniale, è come la staffetta che avete visto della 4%, no? Sì. Ormai mi sta per arrivare questo testimone con un anticipo, con una grande velocità, e io spero di prendere il testimone, di dare tutto il massimo che posso per arrivare a vincere come hanno vinto i nostri atleti della 4%. Cioè Bernabei che gongola in questo momento, sì. Ti descrivo la faccia. Ma io vorrei fare una domanda a Raul. È andato abbastanza oltre, ha conquistato veramente tanto Terence con questa serie, Luca come produttore, gli sceneggiatori hanno creato veramente una serie molto molto bella, quindi sono per me un onore, insomma, entrare a far parte di questo gruppo. Ma come la gestiamo? Come dire, tu fino a oggi sei stato il sex symbol, il sogno erotico di tutte le donne italiane. Da domani come ci dobbiamo porre noi nei confronti di un Raul Bova con la tonaca? Proprio eticamente, emotivamente. Tu sei pronto a vedere la gente che prima ti si buttava addosso e magari passa e si fa il segno della croce, Raul? Cambierà un po' il rapporto col pubblico? Ma i sogni non finiscono mai. Vabbè, al massimo due Ave Maria e siamo tutte a sorte. Innanzitutto non avrà la tonaca, eh? Mi do un'altra scusa. Attenzione, spoiler così! Cioè, e quindi come sarà vestito? Dovete guardare Don Matteo, ragazzi. Vedere come verrà ho vestito. Ho capito che Bernabei è cattivo, ti dice una cosetta. Ci sicuramente delle foto, sicuramente qualcuno bucherà e farà uscire. Va bene, dovremmo imparare a conoscere questo Don Massimo, allora, da tutti i punti di vista, anche iconografici. Dovete seguirlo. Don Massimo, lei ha impegni tra 3 minuti, rimane ancora un attimo. Dagli altri 3 minuti. Sì, perché dobbiamo anche capire che cosa ci faceva Don Massimo con Sandokan e con Yanez in quella foto. Raul Bova, Don Massimo che subentra a Terence Hill nella serie Don Matteo. Domani il primo ciak con tutte le emozioni del caso. Ma l'altro giorno, all'ultimo ciak di Terence Hill, eri nascosto dietro le quinte, Raul? No, ero qui presente, ma ho voluto lasciare a Terence la possibilità di ovviamente festeggiare in maniera molto sobria come lui, come persona. Io penso che sia bello, Raul, che tu racconti un pochino ai telespettatori come ti stai preparando, che Raul è una persona seria, si sta molto preparando, da giorni che è entrato in una specie di ritiro, perché non è che sta facendo un ruolo come tutti gli altri. No, infatti diciamo che il mio venire qui è stato proprio un avvicinamento progressivo verso il set, verso il luogo delle riprese. C'è anche Don Carlo che mi segue in questo percorso anche spirituale, perché comunque è un approccio che non è soltanto appunto sul copione, ma bisogna come si suol dire entrare dentro il personaggio, aprire il cuore, aprire anche l'anima a queste situazioni che sembrano semplici sulla carta, così come la magia di Don Matteo che sembra avere un tono molto leggero, ma alla fine racconta delle cose molto importanti, sia a livello di investigazione sia a livello di commedia,
ma anche a livello umano. Escono fuori dei grandi principi umani, dei grandi valori. Quindi è una bella esperienza di vita per te, non solo professionale, ma sono quelle esperienze che ti cambiano probabilmente anche dentro, no? Insomma, lasciano un segno importante. No, diciamo che Luca, visto che poi ci siamo frequentati, ha forse colto in me anche l'esigenza di fare un passo verso un ascolto, verso qualcosa, un personaggio che mi desse la possibilità di cambiare, no? Di fare dei cambiamenti. E questo io sono curioso, perché sto aspettando e veramente lo guardo con grande curiosità questo cambiamento, anche di serenità e anche la possibilità di dare al pubblico quello che diceva il papà di Luca, di dare un personaggio anche positivo che possa far andare a letto le persone con una speranza in più, ecco, che c'è un domani migliore, che c'è un qualcosa di bello in cui sperare. Molto mi bello. Sembra ci siano tutti i presupposti perché il pubblico si innamori anche di questo personaggio, come è stato per Don Matteo, che veramente da subito ha conquistato e poi mantenuto per gli anni l'affetto, il calore e la devozione proprio di tantissimi italiani. E allora ringraziamo Don M. Io volevo solo precisare, prego, una piccola cosa che sembra stupida, però anche nella sceneggiatura non si parla, ecco, di rimpiazzo, non si parla di certo. C'è stato Don Matteo, cioè qua si continua, si va avanti, e il personaggio di Terence appunto sceglie Don Matteo perché reputa che Don Massimo sia abbia requisiti per portare avanti il suo modo di essere, di vedere la vita e di trattare con la gente. Quindi diciamo che non finirà di essere presente domani. Quella staffetta della quale parlavi prima, grande continuità. Il testimone ci sarà sempre, esatto. E noi non vediamo l'ora di scoprire queste novità e questa continuità verso il futuro. Stavamo tentando di fare un collegamento, ma non ci riesce, ragazze, ve lo dico. Allora scusate, perché insistiamo, però vediamo se non riusciamo a farlo zoom, lo facciamo telefonico, perché dobbiamo sciogliere questo qui. Da una delle foto che hanno sconvolto i social nel corso dell'estate era questa foto di Luca Argentero, Raul Bova e Jean Yaman insieme. Tutti insieme. Sando Cagliarez e Don Massimo. La Trinità. La Santa Trinità. Sono i tre uomini più belli. Quella foto? Chi l'ha scattata? Indovina un po'. Luca Bernabé. Capito? Esatto. Ce l'abbiamo fatta, signore e signori. Calvin Harris e Ragan Bomben. No, scusate, Raul Bova e Jean Yaman. Gli altri. Scusate se non ci facciamo mancare nulla. Ecco, collegato. 125. Ciao Gian. Ciao, come state? Ciao Gian, benvenuto. Sappiamo che ti abbiamo beccato su un set, stai facendo uno shooting. Grazie per aver trovato qualche minuto per stare con noi. Io ho saputo tipo 10 minuti fa, ero immesso a uno shooting del mio profumo in un albergo. Wow. Comunque volevo salutarvi. Hai fatto bene. Senti, ma noi abbiamo qui Luca Bernabé che ci sta raccontando grandi cose, non ultimo la serie che state girando insieme, no? Siamo per partire con una serie con Jean che si chiama Viola come il mare. Vedremo i due più belli d'Italia insieme a Raul e a Luca Argentero, naturalmente. E con anche Francesca Ghillemi. Molto bene. Allora Gian, Luca non ce lo vuole dire, noi abbiamo visto questa foto tua, di Raul Bova che è qui con noi adesso e di Luca Argentero, tutti insieme. Ciao, vai che c'è Raul Bova. Gian, com'è? C'è Raul Bova anche qui con noi che ti stava salutando. Sì. Ciao Raul. Ciao. Che ci facevate insieme? Gentile, io voglio sapere tutto. Non dire troppo. Noi siamo sempre così, festeggiavamo. Questi sono a prova di spoiler per qualunque cosa, serie TV, vita privata, pranzi con Bernabé. Abbiamo fatto una grande cena insieme, loro sono stati carini a venire a festeggiare il mio compleanno, diciamolo. Dai, abbiamo svelato. Ecco cos'era. Erano degli amici, i tre uomini più belli che solcano il territorio italiano, erano quella sera tutti insieme. E
Devo dire che le amiche mie e di mia moglie sono state felicissime. Felicissime, immaginiamo. Quindi non c'è uno spin-off Don Matteo Sandokan. Chi può dirlo? Anche Doc per... che va a curare. Esatto. Che va a curare Sandokan, che è andato missionare a confessarsi da Don Matteo. Sì, potrebbe essere. Comunque ma abbiamo Raul, prego. C'è Luca a grandi sorprese che a volte non le comunica, però te le fa arrivare, te le fa così, riunisce le energie e poi lui crea. Va bene, dobbiamo leggere tra le righe, insomma. Dobbiamo leggere tra le righe, esatto. Va bene. Allora, Gian, dove sei? Noi sappiamo dov'è Raul, tu dov'è? Dov'è che stai girando? Tanto perché non lo dire, che sennò blocchi il traffico. Ti prego, Gian, non dire dove sei. Beh, di solo la città, dai. Sono a Roma in un albergo, in una stanza. Ok. Stavo facendo shooting, sono sceso un attimo giù per collegare. Qua c'è gente, c'è una che stira, c'è tutto. Si lavora dietro le quinte, dietro le quinte. Ragazzi, il tempo è tiranno. Sì, abbiamo bello tutto. Sentirvi, sentire Raul raccontare della sua nuova esperienza, avere Gian che ci ha raccontato delle grandi, grandissime attività. Poi Gian ci verrà a parlare insieme a Killemi, ci racconteranno la loro serie. Sì. Vi aspettiamo prima qui. Che partono per Palermo. Dai, vi aspettiamo in studio. Vi aspettiamo in studio. Luca, sì. Tu l'indirizzo ce l'hai, ogni tanto ricordati pure di me le sfogliatelle. Dal vivo sarebbe meglio. Dal vivo sì, ti vogliamo dal vivo assolutamente. Raul Bova, grazie e in bocca al lupo per il tuo primo Chuck domani in Don Matteo. Ciao Massimo. Grazie. Ciao Raul, ci vediamo domani. Grazie a Gianni Amand, ti aspettiamo in studio. Luca, ciao, buon lavoro. Ciao, e grazie sempre perché ci scegli per raccontare le grandi, grandi produzioni che porti al nostro pubblico in anteprima. Vai. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto siete la radio più importante che c'è in Italia e soprattutto io ho una grandissima predilezione per il vostro boss. Vedi, teniamo da parte un fiore, è infinito. Grazie Luca Bernabei. Allora ti aspettiamo con Gian Yaman, con Francesca Chillemi. Quanto prima? Quando è che partite per Palermo? Partiamo a ottobre. Quindi entro il 4 ottobre sono qui.